prima e andremo avanti anche su quello, ecco, non dimenticando la formazione, perché tra l'altro è uscito un nuovo regolamento, per cui dobbiamo di nuovo rimetterci lì a studiare, a rivedere le nostre strategie, però formazione, promozione e scuola, questi Scuola, sono sono un poi po' i tre tre grandi temi obiettivi. senza dimenticarci. Quest'anno replicheremo la nostra solita gita con gli iscritti all'albo d'onore, che sono gli storici iscritti al nostro albo, per cui ci sarà un momento di nuovo conviviale che non sarà certamente l'unico. Insomma, cerchiamo di stare attenti un po' a non dico a tutto, a tante cose, perché ci fa piacere farlo, ecco. E Olita che funzione avrà? È È ancora impegnativo, insomma. sì, io immagino che sia impegnativo, sì, Accidenti. però per carità, volentieri. Se no, non mi sarei offerto di Di partecipare. Sì, non sono partecipare. molti quelli che si rendono Beh, perché poi è disponibili. un lavoro abbastanza, insomma, anche Ma abbastanza guarda, chi è fuori complesso, e insomma. non lo vive da vicino, non dico da dentro, da vicino non si rende conto, perché io sento ancora oggi, è la cosa che mi fa più dispiacere, sento ancora oggi dire che, come dire, all'interno del collegio c'è il gruppo dirigente che se la suona e se la canta, no? Cioè chissà in quali Leggi, segrete. sì, certo. Lo sentivo dire 30 anni fa, lo sentivo dire 20 anni fa, lo sentivo dire 10 anni fa e nonostante tutto lo sento dire ancora oggi. Allora, da una parte io ho sempre invitato i colleghi a dire avvicinatevi per capire che cosa stiamo facendo, di lì vi rendete conto se potete o non potete dare la vostra disponibilità, poca, tanta, è indifferente, ma comunque potete rendervi disponibili e poi una volta toccato con mano uno si rende conto, può poi. Ovviamente i risultati li vede dopo, per cui può poi valutare se si ritiene, come dire, in grado di poter dedicare così tanto tempo alla categoria o non dedicarlo, però sicuramente io credo che sia un'esperienza unica, ce ne sono altre, ma credo che sia un'esperienza unica. Io lo Beh, rifarei, ecco, rinizierei a dire, provare per credere, poi. La scelta, ora prima era il biennio, ora sono 4 anni, per cui diventa un po' più impegnativo, cioè nel momento in cui mi accorgo che sono in difficoltà non ho il traguardo vicino, perché 4 anni, anche se passano veloci, ma non sono certamente brevi, però insomma io credo che, ripeto, valutate tutte le persone che sono entrate a far parte del Consiglio, tutte hanno senti, voi sempre avete molti reso. rapporti con le istituzioni, ecco, però sono rapporti che potrebbero anche essere migliori, o mi sbaglio? Io lo ripeto tutte le volte perché me lo Perché nel sentivo senso che. ripetere, il meglio è nemico del bene, potrebbero essere migliori, erano anche peggiori anni fa. No, nel senso che alle istituzioni voi date un aiuto Sì, professionale devo che dire forse non che sempre viene considerato. no, quello è quello che mi No, fa è quello anche che mi un po' sembra. più dispiacere, perché devo dire non c'è mai un senso di riconoscenza pari a quello che effettivamente è il lavoro dedicato gratuitamente nei confronti degli enti e delle amministrazioni. Forse un po' più di attenzione da parte degli enti e delle amministrazioni a questo tipo di collaborazioni, di iniziative, di attività, anche per sfruttarle meglio o farle Certo. fruttare meglio, perché a un certo punto se si trova un qualcuno che vuol rendere gratuitamente il proprio operato, beh, insomma, cioè, si cerca di valutare, di farlo rendere al meglio e cercando di approfittare di quelle che possono essere le competenze. Ma diciamo che prima non avevamo nemmeno la possibilità di farlo, no? Oggi si è già aperto, a mio avviso, si sono già aperte tante porte, poi la soddisfazione, insomma, è sempre un po' difficile. Senti, poi voi avete anche iniziative collaterali, associazioni, per esempio la Consulta Femminile, Abbiamo la consulta poi i femminile, giovani di il gruppo giovani, Giovani gruppo Geometri, giovani geometri, cerchiamo quindi di. avete anche varie braccia. Vabbè, poi vedremo di cosa si occuperà, nel senso Vedremo. che dovrà assumere qualche ruolo, a prescindere da quello di L'altro consigliere che consigliere nuovo, come si chiama? Armano, Stefano Armano. Stefano Armano. Lui ha già avuto un'esperienza perché è stato presidente dell'associazione Geometri, per cui un po' di Ecco. esperienza se l'è già fatta sotto quell'aspetto. Però ripeto, dedicandosi, poi io credo che siano anche soddisfazioni, non credo anche, sono soddisfazioni sicuramente perché uno si ritrova a
a cercare di far fruttare la propria esperienza e di occuparsi magari di un tema, di un argomento che gli faceva piacere, oppure che ha sempre detto: se potessi occuparmene farei questo e farei quest'altro. Ci sei, quindi occupati. Senti, un'ultima cosa, ci sarà una figura nuova forse, mi accennavi, che ci sarà un vicepresidente. Ma dovrebbe, stiamo ragionando, decidendo un attimo, perché le incombenze sono tante, i compiti sono tanti, dobbiamo cercare di distribuirceli bene per non affogare, perché sennò rischiamo di fare tantissima fatica. Senti, la grossa iniziativa che avete fatto è stata questa dei Geometri del Mare, perché è un'iniziativa che è partita da Genova per l'Italia, sta avendo grande successo, i primi due anni stanno per finire, è iniziato il secondo corso che è biennale. Ecco, avrete altre iniziative di questo tipo? È pensabile che si... Guarda, intanto siamo nel campo della formazione. È già da vedere se riusciamo a replicare, cosa che ritengo di sì, ma poi bisogna tradurla in numeri, in numeri anche dal punto di vista economico, se è possibile replicare con il terzo corso. Del Geometra del Mare, perché per noi e per tutti quelli che lo stanno vivendo è normale che ci sia una ripetizione annuale del corso. Dall'altra parte, siccome ovviamente è un corso che si basa su fondi ministeriali e fondi regionali, e aspettare che ci siano questi fondi. Esatto. Un ultimo, volendo, mandiamo un messaggio ai ragazzi che vogliono, che sono lì, che stanno scegliendo il loro percorso scolastico e professionale. Cosa diciamo? Insomma, il geometra, fatelo perché pensateci. Guarda, io lo ripeto tutte le volte, è l'unica strada che può portare al mondo del lavoro in maniera diretta e con delle buone prospettive, senza perdere troppo tempo. L'aver fatto i 5 anni e l'aver conseguito un diploma di geometra, ora non è più geometra, perito tecnologico, costruzione, ambiente e territorio, dà la possibilità, una volta finiti i 5 anni, di scegliere, cioè, l'università, il praticantato, l'impiego, qualora uno avesse ovviamente la possibilità di superare, fare dei concorsi e superarli, però è l'unica che mi dà tutte queste possibilità. E tenersi delle porte aperte, io credo che sia la cosa migliore al giorno d'oggi per poi individuare quella giusta da percorrere. Molto bene, allora buon lavoro. Noi proseguiremo naturalmente la collaborazione col Collegio dei Geometri. Buon lavoro a, se lo sarai, penso che di sì, al presidente. Buon lavoro anche come consigliere del collegio, perché voglio dire, il lavoro a prescindere dalle cariche. Auguri a tutti e in particolare al nuovo consigliere e anche all'altro consigliere, Andrea. Che porteremo qua e lo faremo conoscere. Quindi grazie a voi tutti, buon lavoro, grazie anche a voi per averci seguito. Arrivederci.